Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo di incubi e succubi. Prima vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanella per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Nelle leggende di Roma antica e poi diciamo nel Medioevo in generale, erano spesso presenti i succubi e gli incubi, esseri demoniaci mitologici che in qualche modo sono giunti fino ai giorni nostri, poi vedremo come. Un demone, succubo, o per meglio dire una succuba, dal latino succuba amante, è un essere di aspetto femminile che nelle ore notturne seduceva gli uomini, soprattutto monaci o comunque persone di chiesa, al fine di avere rapporti sessuali con questi ultimi. Questi demoni apparirebbero agli uomini sotto forma di giovani e bellissime fanciulle, capaci di sedurre anche il più retto degli uomini. Lo scopo sarebbe quello di assorbire l'energia dell'uomo per cibarsene ed estrarre lo sperma. Questa superstizione fu una delle spiegazioni che nel Medioevo furono date al fenomeno fisico delle polluzioni notturne, ossia le eiaculazioni notturne incontrollate che colpiscono spesso, i ragazzi in età adolescenziale o preadolescenziale. Secondo il Malleus Maleficarum, ossia il più autorevole testo utilizzato dagli inquisitori per la caccia alle streghe, pubblicato in latino nel 1487, i succubi potevano vessare gli uomini fino a sfinirli e addirittura ucciderli, e il seme raccolto sarebbe servito per fecondare le donne spesso contro la loro volontà. Secondo la tradizione demonologica, i demoni potevano avere rapporti sessuali completi con le donne. Parliamo in questo caso di demoni incubi, ossia il contrario delle succubi, demoni dall'aspetto maschile, ma non avrebbero potuto procreare per mancanza del seme, quindi spesso utilizzavano il seme sottratto dalle succubi. Un incubo, appunto, dal latino incubare, giacere sopra, era un demone, appunto, di aspetto maschile che solitamente giaceva sulle donne per avere rapporti sessuali con esse oppure per trasmettere sogni terribili e vessarle, terrorizzandole. Questi demoni, questi esseri demoniaci, erano raffigurati con in testa un berretto conico che a volte perdevano, e colui che trovava uno di questi copricapo acquisiva il potere di scoprire tesori nascosti. Questo aspetto è tramandato fino ai giorni nostri nel folklore dei folletti italiani. Nell'antichità vi era una grande paura per questi demoni del sonno e di conseguenza venivano creati moltissimi rituali di esorcismo, alcuni dei quali erano peggiori dell'apparizione demoniaca, come ad esempio il rimedio tramandatoci da Plinio il Vecchio, che consisteva in massaggi fatti con una soluzione creata cuocendo lingua, occhi, fiele e interiora di serpente. Credo, insomma, che il demone fosse esorcizzato per lo schifo, perché non riesco a trovare altri motivi. Uno dei sintomi ricorrenti attribuiti a succubi e incubi, ed oggigiorno ai folletti, appunto, era la paralisi notturna del sonno. Si tratta di un disturbo del sonno, paralisi ipnagogica, a causa del quale l'individuo si risveglia restando in uno stato di paralisi muscolare. Questo stato può durare qualche secondo e qualche minuto, comunque non dura tanto, ed è causa di ansia e terrore. C'è chi sperimenta anche allucinazioni. È una sensazione di peso sul petto, insomma,
Trovo molto affascinante constatare che questi sintomi siano stati poi, trasformati nell'azione del folletto nostrano, no? Quindi queste credenze si siano poi in qualche modo tramandate nel folklore dei folletti. Spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.